parla sempre più di medicina personalizzata, di percorsi dedicati e dopo l'esperienza del Covid sarà molto importante che tutti noi riprendiamo a effettuare quelle visite che sono state sospese. E in quest'ottica nasce il nuovo servizio dell'attività privata del Policlinico Gemelli, Pronto Gemelli, per i servizi di cardiologia H24 e di ortopedia dalle 8 alle 20. Ci sarà un consulto telefonico in cui il medico di turno valuterà in base al quadro clinico quello che saranno poi gli sviluppi, quindi l'accesso all'ospedale, eventuali accertamenti e quant'altro. Ci racconta questo progetto che parte proprio in questi giorni, questo nuovo servizio, il dottor Battisti, che è collegato con noi, che saluto e che ringrazio. A cui chiedo proprio di farci capire meglio da quale esigenza è nato il Pronto Gemelli. Buongiorno, ben trovati. Nasce nel Policlinico Gemelli questa nuova esperienza indirizzata a utenza che ha necessità di visite e di screening per ciò che riguarda le componenti di cardiologia e di ortopedia. Questa esperienza viene stimolata su richiesta specifica di utenza che ha difficoltà ad accedere al pronto soccorso o comunque vuole avere la possibilità di avere accesso con la scelta del medico presso il nostro policlinico. Noi abbiamo deciso di indirizzare verso un'utenza, verso tutti coloro che hanno la necessità di avere una visita in ambito privato nell'arco delle 24 ore per la cardiologia e nell'arco delle 12 ore diurne per l'ortopedia. Questa offerta non dà priorità nel sistema sanitario nazionale, vale a dire tutto ciò che avviene su questa linea non consentirà all'utenza di avere una priorità in termini di SSN. Perché? Perché ovvio che indirizzeremo questa offerta a persone che hanno sintomatologie leggere, hanno sintomatologie estremamente trattabili o hanno dei dubbi su cosa possono avere in ambito cardiologico o se hanno delle patologie pregresse hanno la necessità di indirizzarsi verso il proprio medico curante o avere una pronta risposta alle loro domande su patologie già pregresse. Mentre per l'ortopedia l'offerta che noi indirizziamo è su patologie lievi, di lieve entità, di piccoli traumi. Quindi quello che abbiamo voluto fare è aprire a tutta la nostra utenza dei percorsi che possono comunque in qualche modo dare accesso veloce in maniera continuativa, sia in SSN che in privato. Questo è un servizio dedicato al privato che appunto ci consentirà di soddisfare quella che è la domanda della semplice utenza, della nostra utenza, di accedere in qualsiasi momento in maniera protetta a questi servizi che stiamo offrendo. Quello che mi sembra interessante è che al di là di un appuntamento prenotato, magari telefonicamente, in questo caso c'è un consulto telefonico con il medico di turno che valuterà in base al quadro clinico e alle informazioni anche proprio il percorso diagnostico e di accertamenti che possono essere dedicati a quel singolo paziente. Quindi c'è un passaggio che è quello del consulto immediato. È un consulto per dove il paziente andrà ad esprimere quelle che sono le sintomatologie del momento. Quindi il medico da un primo screening, personale medico o non medico, da un primo screening andrà a indirizzare il paziente, quindi darà delle informative e soprattutto darà indicazioni su come procedere e come arrivare in policlinico e poi seguire un iter diagnostico all'interno della nostra struttura. Sempre più quindi comunque si cerca di creare dei percorsi personalizzati, dicevo all'inizio appunto che è quello l'obiettivo della medicina di oggi, è di creare per ogni paziente la sua strada che possa essere al meglio
sia in ambito diagnostico che terapeutico, per evitare magari anche di arrivare con molte indagini effettuate in maniera un po' random e essere mirati su quelli che sono gli interventi necessari per quella condizione. Assolutamente sì. Noi, i nostri clinici ci raccontano che i pazienti arrivano con informazioni raccolte da internet o da molteplici centri, poi arrivano qui con la consapevolezza che il nostro è un centro di eccellenza di cura. Per cui quello poi che il lavoro svolto dai nostri clinici è quello di razionalizzare e indirizzare su percorsi ad hoc per il paziente. E quindi per noi questo rappresenta una svolta importante per la nostra utenza, personalizzare, essere al fianco e guidare a lungo termine quelli che sono i percorsi del paziente. Nell'ottica c'è questa idea. Quello che noi stiamo facendo è stiamo cercando di personalizzare e guidare un percorso nel benessere, perché noi la nostra prerogativa da circa un anno a questa parte è lavorare sul benessere e sulla prevenzione, vale a dire questi sono anche finalità a scopo preventivo di queste due iniziative. Per cui il check-up, controlli continui e continui follow-up sono fondamentali per noi per curare il benessere e soprattutto prevenire patologie importanti. Anche perché la possibilità appunto di avere un consulto immediato e quindi già un inquadramento fa sì che magari non si aspetti per arrivare ad una visita, ma si possa già intercettare precocemente quello che magari è un disturbo. Tra l'altro ci saranno proprio due numeri verdi dedicati che adesso vedete scorrere in sovrimpressione e che, a cui appunto si potrà telefonare per chiedere maggiori informazioni e per capire quali possono essere gli accertamenti necessari. Assolutamente sì, avremo un team di persone, di specialisti dedicati con personale supporto dedicato, con un numero dedicato, sia all'interno di una struttura che riesce a coprire a 360 gradi sia le necessità che le aspettative dei nostri utenti. Di notte si potranno fare esami del sangue per ciò che riguarda l'aspetto cardiovascolare, quindi in caso di qualsiasi allarme o comunque qualsiasi ipotesi di una patologia, l'utente potrà essere assistito da personale infermieristico, oltre che medico, a essere controllato con dei monitor dedicati e a fare dell'esame e degli accertamenti specifici ad hoc. Questo è ovvio nell'arco delle 24 ore e anche nei festivi e per le feste. E soprattutto in conclusione direi due parole importanti: un approccio multidisciplinare e multimodale. Il fatto poi di poter avere sicuramente magari un'apertura di un sintomo cardiologico, ma poi andare a fare gli accertamenti con tutti gli specialisti che casomai possano essere necessari. Assolutamente questo... sì. La peculiarità del nostro policlinico, questo sono orgoglioso di affermarlo, è che vi è una multidisciplinarità per tutto ciò che riguarda l'aspetto della salute. Noi abbiamo diversi ambiti un team multidisciplinare per le diverse patologie e questo è un valore aggiunto che l'utente può avere, è tangibile per l'utente e che può testare con mano. Vi è una rete di protezione, anche di prevenzione su diversi ambiti, non solo su ambito ortopedico e cardiologico. La ringrazio davvero moltissimo del suo contributo. Buona giornata e buon lavoro. Arrivederci. Grazie.